Via libera all'Assemblea dei Soci e alla trasformazione della Banca Popolare di Sondrio in SPA, adottato il nuovo statuto sociale, si valuta anche l'ipotesi della società per azioni benefit. La Giunta regionale approva un piano di investimenti per quasi 2 miliardi in favore delle strutture ospedaliere finanziate in provincia a tutti gli ospedali, previsti lavori di ristrutturazione e potenziamento. Per far fronte all'inverno e all'emergenza abitativa, il Comune di Sondrio ha attivato un nuovo rifugio per i senza tetto. Lo spazio può accogliere fino a 4 persone, a gestirlo la Croce Rossa di Sondrio. Buonasera, buonasera a tutti. In primo piano questa sera l'economia con la storica trasformazione della Banca Popolare di Sondrio in società per azioni. Stamattina è arrivato il via libera dell'Assemblea straordinaria dei soci, il servizio e i primi commenti dei vertici dell'istituto di credito fondato 150 anni fa. 29 dicembre 2021, giornata storica per la Banca Popolare di Sondrio. Da oggi la trasformazione in società per azioni, decisa dall'Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria. Definire storico, epocali le cose ho sempre qualche perplessità. È una giornata importante, costituisce un punto di svolta in una storia di 150 anni, che è una storia gloriosa, una storia che ha sempre visto una banca vicina ai territori di insediamento, che ha sostenuto la crescita economica, sociale, culturale delle comunità che ha servito. E il nostro impegno adesso è quello di dare continuità a questa storia, perché ne abbiamo il dovere, non solo il dovere giuridico, ma anche il dovere etico, per rispetto dei nostri antenati, per rispetto dei nostri concittadini, dei nostri clienti, dei nostri soci. Questo è l'impegno che abbiamo, che non è cambiato rispetto a ieri e che continuerà a manifestarsi. Un'assemblea un po', se non surreale, anormale, anche perché mi sono andato a documentare e sul vocabolario Treccani si dice che un'assemblea è una riunione collettiva di persone che si trovano per discutere, per decidere, eccetera. Questa purtroppo è un'assemblea che, causa Covid, è stata svolta con l'utilizzo del rappresentante designato che, insieme con il notaio, ha suggellato quelle che erano le intenzioni di voto di coloro che erano abilitati ad esprimerlo. Si parlava in questi giorni anche di società benefit, lei ha detto, ma noi siamo di fatto già una società benefit. Certamente lo siamo sempre stati. Siamo stati società benefit, ma siamo stati anche una società sempre attenta a quello che adesso è il mondo degli ESG, Environmental, Social and Governance. Attenzione verso il bene della comunità, dell'azienda, dei propri dipendenti, dei nostri soci. Parliamo anche di una provincia che deve essere proattiva, propositiva, guardare anche a sfide irrinunciabili e irripetibili come le Olimpiadi. Se siamo arrivati fin qui dopo 150 anni è perché ci siamo sempre adeguati e siamo sempre stati forti e coesi. Tra i possibili scenari delineati per la Banca Popolare di Sondrio, quello di diventare una società per azioni benefit, un percorso già intrapreso da circa 1500 aziende italiane e le basi oggi sono state gettate. Diventare società per azioni benefit, questa è una delle ipotesi discusse nei giorni precedenti all'Assemblea dei Soci che oggi ha deliberato in sede straordinaria la trasformazione della Banca Popolare di Sondrio da società cooperativa per azioni a SPA. I voti favorevoli sono stati 2517, i contrari 38, gli astenuti 39, i non computati 16. Tema affrontato durante la conferenza stampa tenuta dal consigliere delegato Mario Alberto Pedranzini, dal presidente Francesco Venosta, al loro fianco il vicepresidente Lino Stoppani e il consigliere d'amministrazione Adriano Propersi. Secondo lei è percorribile? Quali potrebbero essere i passaggi? L'argomento l'abbiamo esaminato già a suo tempo e nella revisione dello statuto l'oggetto sociale già prevede argomenti tipici delle benefit, quindi con un'attenzione al territorio, agli stakeholder. Quindi di fatto siamo già una società benefit. Il fatto di diventarlo come è previsto dalla normativa
può essere una strada, ma non differirebbe molto rispetto alla situazione attuale. Le Benefit hanno avuto un grande successo, un'idea direi bella, che è nata con riferimento a modelli americani già presenti in altre realtà, ha avuto successo perché esprime appunto l'attenzione non soltanto ai portatori di capitale, ma anche a tutti gli stakeholder, tutti gli interessi che concorrono all'attività dell'impresa, cosa che peraltro noi abbiamo sempre avuto presente nell'attività proprio tipica nell'ambito bancario. È richiesta una certificazione annuale che peraltro noi abbiamo costituito un comitato ESG, siamo molto attenti anche per indicazioni della BCE sulla tematica ESG, quindi direi una strada, è una richiesta corretta che è stata fatta, ma che segue già ciò che stiamo facendo sostanzialmente. L'Assemblea in sede ordinaria ha anche provveduto a eleggere amministratore per la parte residua del triennio 2021-2023 Pierluigi Molla. La sanità, ci sono 130 milioni di euro destinati agli ospedali della provincia di Sondrio nel piano di investimenti deliberato dalla giunta regionale. Si tratta in totale di 1 miliardo 694 milioni di euro per il potenziamento delle strutture ospedaliere e territoriali. Le risorse provengono per 1 miliardo e 398 milioni di euro da finanziamenti ministeriali, 73 milioni di euro stanziati dalla regione e altri 223 milioni ripartiti nei prossimi anni a completamento degli interventi deliberati. Nel dettaglio, gli investimenti per la provincia di Sondrio riguardano 82 milioni di euro per l'ospedale di Sondrio, di cui 50 milioni per l'ampliamento, 12 milioni per la ristrutturazione dei padiglioni est e nord, 20 milioni per il padiglione sud. All'ospedale di Sondalo 38 milioni, di cui 14 per il mantenimento del primo padiglione, 14 per il quarto e 10 per il secondo. 9 milioni di euro sono destinati alla ristrutturazione del padiglione P2 dell'ospedale di Chiavenna e 1 milione per il completamento dei padiglioni Vanoni, Mattei e appunto pronto soccorso dell'ospedale di Morbegno. Per far fronte all'emergenza abitativa, il Comune di Sondrio ha allestito un rifugio di emergenza invernale per senza tetto nel parcheggio di via Aldo Moro. 4 posti letto in uno spazio riscaldato gestiti dalla Croce Rossa. Vediamo. 4 posti letto in uno spazio riscaldato, un bagno chimico, l'assistenza di Croce Rossa. Di tanto è fatto il rifugio d'emergenza per senza tetto che fra pochi giorni sarà operativo nel parcheggio di via Aldo Moro a Sondrio, voluto dal comune e gestito dalla CRI. È una risposta, diciamo, a quelle condizioni di emarginazione grave, anzi gravissima, a cui, dicevo, era doveroso proprio rispondere come amministrazione. Un rifugio per persone che sono sprovviste di abitazione, per quelle situazioni più emergenziali, dove soprattutto in periodo invernale magari una persona sfortunata è costretta a passare la notte all'addiaccio. Questo vuol dire tamponare una situazione per le prime fasi, poi ci sono poi tutte le altre misure di accompagnamento a quella che è una rigenerazione sociale, una socialità più normale, insomma. Noi naturalmente abbiamo risposto subito positivamente alla richiesta del Comune di attrezzare questo punto di ricovero per la stagione invernale. Le persone che ci verranno segnalate verranno da noi prima, ovviamente sottoposte a tampone e a controllo di tipo sanitario. Poi li porteremo qui, li accompagneremo qui e qui potranno rimanere dalle 8 di sera alle 8 di mattina. Provvederemo anche naturalmente a qualche genere di conforto. Ogni giorno provvederemo a sanificare l'ambiente, cambiare la biancheria, insomma tutto quello che si deve fare per mantenere la struttura in sicurezza in questo tempo di pandemia. È una risposta ad un bisogno che viene rilevato e che ha bisogno di essere affrontato in modo adeguato. Quindi io sono molto riconoscente all'amministrazione e alla Croce Rossa per aver fatto questo passo congiunto che va nella giusta direzione di offrire un servizio alle persone più bisognose. Come parrocchia gestiamo il centro di prima accoglienza che è del comune, sovvenzionato dal comune, sovvenzionato dalle varie comunità della Valtellina, e in quest'ultimo periodo abbiamo avuto più richieste, abbiamo avuto più entrate, a tal punto che abbiamo dovuto far dormire alcune persone in cucina con una brandina di fortuna.
Quindi questa è già da un po' di anni che si parlava di questa struttura e ben venga che finalmente con tanta pazienza sono riusciti a realizzarla e a prepararla. In inverno fa freddo qui a Sondrio, quindi tante persone che dormono per strada o che vengono a Sondrio poi scappano. Scappano magari in città un po' più organizzate dove hanno delle strutture per accoglierle. Di sicuro io so che già due o tre potrebbero già essere qui stasera a dormire. Primo bilancio per l'attività di servizio di soccorso e sicurezza in montagna svolto dagli operatori della Polizia di Stato sotto il coordinamento della Questura di Sondrio, nei comprensori di Chiesa in Valmalenco, Aprica, Bormio, Livigno e Madesimo. Ad oggi si registrano 309 interventi di soccorso, di cui 16 con l'ausilio dell'elicottero e uno mortale. 3.301 Green Pass controllati e 21 sanzioni amministrative inflitte. Di queste, due sono state comminate a persone sprovviste di Green Pass. La prevenzione del contagio è l'obiettivo del Comune di Ardenno, che interviene nelle scuole installando purificatori e sanificando gli impianti di riscaldamento. Di fronte a contagi saliti in 5 giorni da 13 a 22, l'invito del sindaco è alla cautela. Sentiamo. Mentre i contagi aumentano, il Comune di Ardenno guarda avanti e dota scuole, municipio, biblioteca e palestra di dispositivi purificatori d'aria. Un atto di prevenzione che arriva con l'invito del sindaco all'assoluta cautela di fronte a contagi saliti in 5 giorni da 13 a 22. Questo intervento prevede la collocazione di depuratori, purificatori di aria, che sono in grado di ricambiare con grande frequenza appunto l'aria negli ambienti chiusi, sanificando quasi completamente l'ambiente da virus e da batteri. È un intervento totalmente finanziato con fondi anti-Covid e fa parte di un programma più ampio di azioni di tutela della salute di studenti, lavoratori e utenti dei servizi che sta riguardando anche gli impianti di riscaldamento d'aria che ci sono sia nella sala consigliare che nella palestra delle scuole e medie, che fino ad ora non è stato possibile utilizzare il riscaldamento proprio per problematiche connesse con il tema del contagio e della pandemia. Ecco, la linea del Comune è sempre stata quella della massima prudenza, soprattutto in riguardo alle le categorie più fragili, e le scuole, gli studenti sono considerate categorie particolarmente delicate. Ci teniamo e quindi riteniamo che questo sia un intervento che insomma, anche nel corso del tempo mostrerà la sua bontà, la sua validità. Lo sport, andiamo a Bormio, vittoria di Alexander Kilde nel Super G di Coppa del Mondo, disputato oggi sulla pista a Stelvio. Il fuoriclasse norvegese, uno dei più grandi interpreti della disciplina, non ha lasciato spazio a nessuno e ha letteralmente dominato il primo dei due Super G in programma a Bormio. Per lui è il primo successo sulla mitica pista a Stelvio. È forte il legame tra Lanzada e Karate Brianza, la distanza è di 120 km, ridotta al minimo grazie alle tante iniziative realizzate insieme. Sulle montagne della Valmalenco, nel territorio lanzadese, si trova infatti la famosa capanna Karate, rifugio di proprietà del CAI del comune Brianzolo. Lo scorso mese di luglio, nel rispetto delle regole, una delegazione karatese aveva raggiunto il rifugio per partecipare alla messa celebrata dal nuovo parroco Don Giuseppe Conti. Presenti il presidente di sezione Antonio Colombo, il sindaco di Karate Luca Veggian. Durante le festività natalizie, Lanzada ha fatto visita agli amici brianzoli partecipando alle iniziative organizzate da Comune e CAI. A guidare la delegazione lanzadese il consigliere comunale Luigi Parolini, che è anche capogruppo di protezione civile, Renato Bergomi, artista esperto nella lavorazione della pietra ollare, ha messo in funzione un artigianale tornio per dimostrare come si creano i lavece, le caratteristiche pentole in pietra ollare. Vi ricordo che potete seguire le nostre news su teleunica.com, guardare le trasmissioni e palinsesto su teleunica.tv e trovare tanti contenuti speciali sui nostri canali social. Bene, siamo in chiusura, vi auguro una buona serata.